Presidente, ci avviciniamo al 4 di febbraio, sarà una data importante, quest'anno ulteriormente importante per tutto, insomma, quello che stiamo vivendo tutti insieme, però AIRC anche quest'anno c'è, e come? E allora come funzionerà la cosa? Come verrà sviluppato questa importante giornata e poi ovviamente anche le prossime? Allora sì, il 4 di febbraio, che è la giornata mondiale del cancro, ecco, torniamo a vendere le arance. Come sapete, purtroppo le ultime due nostre manifestazioni di piazza, la prima le azalee, la seconda dei cioccolatini, sono avvenute con metodi alternativi rispetto a quelli tradizionali della piazza, appunto. Abbiamo però sempre cercato degli alleati. Con le azalee abbiamo trovato Amazon, che ci ha consentito una raccolta eccezionale nonostante le difficoltà operative. Oggi abbiamo trovato degli altri alleati. L'altro alleati sono i marchi delle grandi distribuzioni. 6.000 punti vendita in Italia hanno aderito, in Liguria quasi tutti i grandi marchi hanno aderito. A cosa? Hanno aderito a vendere le arance rosse, che come noto sono, diciamo, forse il simbolo di AIRC, in quanto rappresentano la sana alimentazione e in quanto hanno proprietà nutritive, antiossidanti eccezionali. Ebbene, dicevo, l'arancia rossa viene venduta in tutti i marchi di grande distribuzione e ogni arancia venduta, questi supermercati doneranno 50 centesimi ad AIRC. Quindi riusciamo comunque a fare raccolta con le nostre arance, riusciamo a dare il segnale, come sempre, dalla sana alimentazione e dei corretti stili di vita. E andiamo avanti, nella speranza prima o poi di poterci reincontrare nelle piazze.